dovete capire una cosa importante, che uno tutto il giorno lavora, ma guarda le mail, guarda, scrive, fa i documenti, poi dopo è stanco perché poi si è alzato presto la mattina, no, si è lì, si deve preparare la colazione, deve fare un sacco di cose, deve andare, prendere i mezzi, arrivare al lavoro. E poi dopo finisce alle 5, uno si stanca, vuole mangiare, vuole tornare a casa, vuole stare tranquillo, non vuole sentire niente, si addormenta quasi alla televisione, così ti accendi la televisione, la guardi, e a momenti dormi così e non ne puoi più di questo. E allora che fai? Vai a letto, prendi un libro, provi a leggerlo, ma non ce la fai perché ti si annebbia. Vai Marco, si annebbia la vista e poi dopo che fai? Ti addormenti, no? È un cretino. Ti suona, allora poi succede che tutto il giorno ti assorbisce tutte le strutture di scarpe. E poi chi trovi? Arrivi a casa la sera, c'è da dirsi mille altre cose, il cane, il gatto, la spesa, il figlio, tutto il resto. Non mi vai! Tu cazzo, io ti prendo così! Per il bar lo prendo, lo porto su di sopra, lo metto qui, in terrazza, e lo butto di sotto, fino a che non si sfracella al suolo, e non me ne frega un cazzo! Alle 3 di notte! Così ha salvato la mia vita italiana! Alle 3 di notte, benedetto Dio, ma chi è? Al citofono e dici: oh, chi è? Sono le 3 di notte, ma chi è? Sono Gigi D'Alessio, ma chi te vuole, ma chi te sa, ma che vuoi dalla vita mia? Hai sbagliato, non mi piaci manco come canti, ma tu che vuoi da me? Devi salire, vieni, ti aspetto, vieni, terzo piano. Allora ti metti là. Non sai se stai sognando, se è la verità o è la realtà. Sale questo, com'è la canzone, canticchia. C'ha lo staff dietro, ha parcheggiato in macchina, era il Goldoni a cantare stasera per la casa mia. Vieni, piacere. Sì, vengo anch'io dalla tua stessa zona. Come? Hai sbagliato, palazzo. Ma io ti butto giù da solo. Bravissimi, un applauso per il nostro Marco! Be sure to subscribe to our channel if you haven't already, because subscribing makes you feel warm!